a tutti e a tutte e benvenuti al 103° episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché a farmi compagnia c'è, come sempre, Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, come va? Tutto bene? Ciao, buon pomeriggio, un saluto ai nostri ascoltatori. Tutto bene, tu come stai? Ma tu hai... guarda, sei proprio una faccia da Primo. Grazie. Che da quando te l'ho fatto notare ogni volta non manchi di ricordare alla fine della presentazione. Tu come stai, Giacomo? Mio carissimo Giacomo. Si chiama etichetta, mio caro. Sì, si chiama etichetta. Io sto bene, grazie. Siamo dirottati sull'Olimpiade, direi. Cioè, siamo a un anno dall'inizio delle Olimpiadi. Volata lunga. Volata, ma alla faccia della volata lunga, qui è un attacco sul Monte Fuji proprio. Siamo a un anno dall'inizio delle Olimpiadi, però nelle giornate appena passate si è disputato nei dintorni di Tokyo, al Fuji International Speedway, era posto il traguardo, il test preolimpico, questa gara corsa 1.2 riservata a nazionali prevalentemente, forse anche... Qualche squadra di club, comunque, che di fatto serve ogni quadriennio per avere una, diciamo così, una valutazione su quelli che sono le caratteristiche del percorso, piuttosto che quello che caratterizza, insomma, la prova su strada olimpica. Quindi cosa è successo? Ma innanzitutto tu lo riferivi nella puntata precedente e io ora ci metto il carico. Se io fossi un appassionato di ciclismo, volessi conoscere qualcosina su quanto accadrà l'anno prossimo a Tokyo, volessi anche soltanto sentir parlare, quattro chiacchiere sull'argomento, io sarei costretto ad ascoltare Cycling Chronicles, che come tu hai ricordato, è una cosa passata sotto traccia. Mi sto immaginando una scena da Arancia Meccanica in cui c'è una persona con gli occhi spalancati che guarda l'immagine del nostro logo legato a una sedia. Non ne ha parlato nessuno, cioè è una cosa su cui non ha parlato nessuno, eppure è un appuntamento fisso, come tu hai detto, un'abitudine consolidata, quella di testare il circuito a 5 cerchi con un assaggio preolimpico che si disputa l'anno che precede l'Olimpiade vera e propria. Fu così a Copacabana nel 2015, in ottica Rio de Janeiro 2016, ma fu così anche a Londra. Particolarità, la preolimpica di Londra, la London Surrey Cycle Classic, divenne poi un appuntamento fisso in calendario, perché dopo l'Olimpiade del 2012 si ripresentò nel 2013, l'anno post-olimpico, si ripresentò come 1.1, poi si consolidò come HC per qualche anno, infine nel 2017 entrò addirittura come corsa estiva del calendario World Tour. Quindi sono manifestazioni che poi possono anche prendere piede. A Londra accadde così, in Tokyo mi sembra un po' strano comunque. A parte questa particolare vicenda appunto di Londra, sono prove di regola contrassegnate come categoria 1.2 con un campo partenti risicato. Il campo partenti della preolimpica di Tokyo, che si è disputata domenica, ben più risicato rispetto a Rio. Una start list aperta alle nazionali, come ricordavi in precedenza, ma anche ai club. Partecipazione massiccia di continental asiatiche, squadre veramente improbabili. Le nazionali non hanno aderito tutte alla rassegna. Non c'erano tra le altre Spagna e Olanda. Quelle che c'erano hanno schierato ragazzi giovani o corridori comunque di seconda fascia. L'Italia era la squadra più attrezzata, Cassani si è presentato con Ulissi, con Formolo, con Masnada e con Dario Cataldo. Diciamo subito com'è finita, cioè con un dominio italiano, vittoria di Ulissi su Formolo. Terzo Nampeter, vincitore al Giro, dove vestì anche la maglia bianca per 3 giorni. Vincitore al Giro dove? Ad Anterselva, giusto? Esatto, esatto. Ci ho fatto una trasmissione, quindi se non sono preparato io sul punto. Fu primo l'arrivo ad Anterselva, se ricordo bene. Benissimo, benissimo. Concorrenza praticamente dispersa, ma non erano di stampo agonistico le indicazioni rilevanti, quanto piuttosto quelle marcatamente tecniche, che potevano trarsi da questo primo assaggio di percorso. Percorso studiato in competizione, ma esaminato attentamente anche nei giorni precedenti la gara. Il senso della spedizione di Cassani, di fatto Giacomo e cari ascoltatori, era questo: andare sul posto, vedere coi propri occhi le salite, percepire il bellissimo clima di Tokyo. L'incidenza del clima sulla prestazione sarà un aspetto su cui evidentemente dopo ci spenderemo. Tirare le borracce ai tifosi urlando a rigato.
Arigato. Ci sono dei video bellissimi sulla pagina di Cassani in questo senso, grandi dettagli tecnici. E poi, ovviamente, cogliere la durezza del tracciato in un modo che soltanto la presenza in loco può garantire. Un discorso è come facciamo tutti gli anni, dire oh, noi un mondiale duro su carta e poi, di fatto, vedere che la Salmon Hill di Bergen non fa alcun tipo di selezione. Quindi andare sul posto e vedere che indicazioni si possono trarre. Io introduco, Giacomo, subito due elementi, poi passiamo all'esame del percorso di tutta la faccenda. Italia, che secondo me non si è limitata alla spedizione tecnica, ma ha scelto di andare sul posto con uno che potrà essere tra i favoriti della prova, che è Davide Formolo, con due corridori di esperienza come Ulissi, come Cataldo, un giovane in ascesa come Masnada, una scelta inedita se si guarda quello che hanno fatto gli altri team, alcuni, come ho detto, hanno addirittura disertato la prova. Ti faccio subito una domanda, poi do un altro piccolo dettaglio. Secondo te può essere il segno che già un anno prima si punti con decisione al target, proprio si attenzioni l'obiettivo già da questa scelta o queste modalità? C'è una contingenza dovuta al fatto che si disputa il Tour de France e chiaramente per molte squadre ha senso portare i corridori di prima fascia al Tour de France perché è la vetrina più importante in contemporanea chiaramente rispetto alla preolimpica. Ha senso portare i corridori di prima fascia proprio al Tour de France per ragioni di visibilità, mentre i corridori italiani in questo senso beneficiano dell'esistenza del Giro d'Italia, cioè quelli che sono andati alla preolimpica sono tutti corridori che si sono distinti per aver partecipato al Giro d'Italia. Al Giro d'Italia partecipano comunque anche tanti corridori italiani di prima fascia, questi sono, diciamo così, liberi nel mese di luglio perché non hanno come target il Tour de France. È possibile per il commissario tecnico portarli a visionare il percorso. È un vantaggio questa cosa da questo punto di vista. È un vantaggio e chiaramente consente di preparare meglio da questo punto di vista la prova olimpica che poi sarà di qui a 12 mesi. E poi il secondo dettaglio, e poi passiamo veramente all'esame del percorso, grazie alla pagheca Facebook di Davide Cassani, perché se facciamo affidamento tanto sul federciclismo, ma quanto su altre fonti di indicazioni ne traiamo poche, insisto sul punto, la cosa è passata veramente sotto traccia, invece Davide Cassani ci ha dato proprio la cronistoria di tutta la spedizione, dall'aeroporto all'ascesa su Monte Fuji in macchina, perché non si poteva accedere con le biciclette, non rinunciando peraltro al consueto approccio giornalistico, ci ha fornito tutte le spiegazioni del caso, tutte le impressioni, in modo quasi didascalico, quindi lo ringraziamo perché altrimenti di materiale ce ne sarebbe stato pochino. Che tracciato sarà? Dimmelo tu. Il tracciato sarà un tracciato duro, molto duro, caratterizzato dal fatto di non essere in circuito, nemmeno come la prova di Rio, che di fatto era caratterizzata da due circuiti, uno meno selettivo ma comunque un paio di salite piuttosto dure, il primo che veniva affrontato nella corsa e anche dei tratti in pavé, e poi quello della salita dove effettivamente poi si è decisa la corsa, che mi pare venisse affrontata 3 o 4 volte nella corsa olimpica. Questo è un percorso che non prevede di fatto una singola salita che viene affrontata più volte, ha fatta eccezione per quel piccolo strappo che risponde al nome di Kagosaka Pass, non facciamo ironia. Comunque è una corsa che parte dal parco, e ora ci facciamo 4 risate, cari amici ascoltatori, Musashi no Momori. Ecco, Musashi no Momori, esatto, esattamente quello lì. Comunque col tedesco sei impeccabile, col giapponese sei una merda proprio. È caratteristico di chi vive in Germania e non in Giappone, ad esempio. Fantastico. Comunque, proseguendo, la prima asferita di giornata è la Dusoshi Road, una salita lunga e pedalabile che mi pare sia quella che caratterizza la corsa anche femminile poi. Femminile. Esatto, poi questa ha il suo culmine intorno al chilometro 80, poi si affronta questo Kagosaka Pass, discesa, e si entra in un primo anello che prevede la scalata, questo per quanto concerne la prova olimpica, la scalata al Monte Fuji, salita di 15 km al 6,5% medio, una salita comunque molto selettiva, specie considerato che è inserita in una prova di un giorno. Dicevamo, unica scalata al Monte Fuji, ma primo anello della corsa, prevede appunto questa salita lunga e selettiva che sicuramente darà una prima impronta decisa alla prova. Si entra poi in un secondo anello che prevede anche due passaggi sulla linea del traguardo che viene affrontato due volte. Dall'altimetria che si percepisce si tratta di un anello piuttosto mosso da questo punto di vista, con dei saliscendi continui, quindi non un tratto facile di percorso. Poi, usciti da questo secondo anello, si entra in un terzo circuito di
differente, ed è quello che verosimilmente, poi dopo con i distinguo del caso che faremo, dovrebbe andare a caratterizzare la corsa, perché si affronta il Mikuni Pass. Mikuni Pass, salita di 6,5 km con una pendenza media del 10%, quindi una salita molto dura, e tratti che arrivano addirittura al 20%. Breve discesa, si riaffronta appunto, come detto, il Kagosaka Pass dopo un tratto in falso piano, lunga discesa per ritornare nella parte finale del secondo anello che affrontava, quello, diciamo così, l'anello vallonato, e arrivo al traguardo nel circuito del Monte Fuji. Quindi la valutazione è sicuramente quella di un percorso duro, perché si parla di 234 km e 4800 metri di dislivello, quindi una prova che dovrebbe dal punto di vista teorico andare a favorire gli scalatori. In secondo luogo c'è da notare che la prova non avviene in circuito, e in questo senso quindi è più difficile individuare un elemento chiave del percorso, anche se questa salita, il Mikuni Pass, che termina a circa 35 km dal traguardo, dovrebbe in un certo senso essere il punto chiave, proprio per la durezza che caratterizzerà questa scalata. E poi dopo delle considerazioni che noi abbiamo fatto ieri, che riprendiamo oggi, perché sono piuttosto importanti, perché dicevamo, ma la possibilità che da un percorso così venga fuori un Van Avermaet, che comunque è un passista, non è uno scalatore, c'è o non c'è? Sì, il nome di Van Avermaet in realtà era il Van Avermaet di Rio 2016. Sì, era Van Avermaet, esatto. Sì, sì, la metafora del corridore che all'apparenza sembra un corridore alternativo dato il percorso. Effettivamente, come tu dicevi, non è un circuito, ma il Kagosaka Pass si affronta due volte. Si prendono delle varianti strane, perché la prima esce da Doshi Road, la seconda invece dal Mikuni Pass. In quel tratto centrale si passa due volte sotto il traguardo, ma di fatto non è un circuito, quindi isolare delle caratteristiche comuni a quelle che possono essere i giri dei tracciati classici è effettivamente impossibile. Sembra che il Mikuni Pass sia effettivamente lo snodo principale della corsa ai fini del suo esito. Ragioniamo di una prova olimpica. Le prove olimpiche sono caratterizzate dall'abbassamento dei contingenti. Si dovrebbe correre in 5 per squadra, se non ricordo male. Effettivamente questo è un elemento che non vale a potenzialmente cambiare le dinamiche di corsa, ma può essere un elemento tale da stravolgere completamente l'idea che noi abbiamo dell'ipotetico sviluppo di una corsa del genere. Tu ieri mi enunciavi in fase di preparazione della puntata un tuo ragionamento che io trovo assolutamente pertinente. Dillo anche ai nostri ascoltatori. Saranno loro a valutare quanto è una cazzata da 1 a 10 questa cosa che mi è passata per la testa. No. Non buttiamoci a terra, siamo ormai autorevoli, siamo voci ormai solide del panorama ciclistico italiano. Ok, quindi... quanto è una cazzata da 1 a 103, facciamo così. Comunque no, la valutazione che facevo era relativa a questo fatto. Noi avevamo iniziato a parlare proprio della presenza di un corridore alla Van Avermaet, cioè un corridore alternativo, ma che magari in un particolare momento di carriera si riesce a difendere bene sulle salite e riesce a essere competitivo su un percorso del genere. È chiaro che se si corresse in 8, in 9 o ancora in 7 sarebbe molto più facile per le squadre di riferimento, con i corridori di riferimento, tenere chiusa la corsa, e in questo senso sarebbe difficile per un corridore alla Van Avermaet riuscire poi a primeggiare su una salita come quella del Mikuni Pass, che sembra essere in una corsa standard, diciamo così, il punto chiave di questo percorso, posta a 30-35 km dal traguardo, molto dura, piuttosto lunga, sembra essere proprio il punto in cui dovrebbe nascere l'azione decisiva che decide la corsa. E ci sono tutte le possibilità perché sia effettivamente così. Il ragionamento però relativo all'abbassamento dei contingenti porta anche a una corsa in un certo senso più anarchica. Se ne parla spesso e volentieri di questo argomento, si ritiene che le corse con contingenti abbassati siano corse in generale più spettacolari, proprio perché è più difficile controllare la gara. Cosa succede quando è più difficile controllare la gara? Dal mio punto di vista, quello che succede è che quelli che in una condizione standard vengono individuati come nodi chiave del percorso, in realtà perdono un pochino di questa preminenza. Un pochino, intendiamoci, non è che
dobbiamo dimenticarci dell'esistenza di questa salita dura e piuttosto lunga, molto dura e piuttosto lunga. Semplicemente dobbiamo inserire in un contesto leggermente diverso rispetto a quanto non facciamo di solito. Cioè, se questo fosse il percorso del Giro di Lombardia, ti direi, eh beh, quello è il muro di Sormano. Ci sono tutte le possibilità che lì nasca l'azione chiave della corsa. Ci troviamo in una situazione differente. Le squadre sono squadre di 5 corridori, ci si può avvantaggiare anche su terreni diversi, proprio perché i gregari hanno più difficoltà a tenere la corsa chiusa. Quindi, cari ascoltatori, adesso a voi un numero da 101 a 3, da 1 a 103, scusate, per decidere quanto è una cazzata questa cosa che ho appena detto. Per me, da 1 a 103,